Allora, cari amici tutti, voglio fare una serie di precisazioni perché vorrei che ci fossero degli inconvenienti. Questo qui è il biodiesel che vi avevo fatto vedere ieri, che ho fatto quella prova. Vedete il fondo? Quello lì è quello che danneggia il motore. Perciò bisogna stare un po' attenti a fare in modo di eliminarlo. Se notate, è anche abbastanza liquido. Evidentemente quel prodotto che va giù sono le glicerine, non ho capito, adesso guardavo. Oggi voglio fare un esperimento. Questo è olio di colza, l'avevo già messo in un precedente video. Ogni tanto si può mettere nel motore, ma non proprio sempre. Ogni tanto vuol dire ogni 5, 6, 10 mila chilometri. Cosa serve? Dare un po' di lubrificazione. Si può usare anche l'olio di ricino. Qualcuno dice che può andare, che è l'idea, non so. Adesso vediamo. Ora, stamattina ho preso il famoso alcol che dicevo che vogliamo fare anche questa prova con l'alcol. Adesso ne approfitto che c'è una bottiglia qui di acqua, la svuoto, anzi no, ce n'è già una, arrivo. Questa qui è di acqua distillata, la faccio vedere il procedimento. Oh, teniamo sempre presente che questo discorso a livello di legge sarebbe proibito, perché dicono che evitiamo le accise. Adesso metto dentro questo, spero si veda, perché sto facendo sto video un po', vediamo un po' di alzare un attimo, ecco, si vede un po' meglio. Proviamo a mettergliene tipo una metà e la soda caustica, ancora un po'. La soda caustica, perché la soda caustica va a bloccare, ecco, vedete il quantitativo, no? Dentro vede, ok? La soda caustica è qui, il quantitativo sarà 2 cucchiai. Vabbè, adesso la mettiamo dentro. Misceliamo bene. Attento, perché prima me ne è andato un po' nella, così mi si è rovesciato, mi è andato un po' in bocca una roba. Ecco, adesso questo qui lo shakeriamo bene perché si deve sciogliere. Poi proviamo, questa è una prova, perciò qui rischiamo di buttare via 5 litri di olio, ma non me ne frega niente. Miscelate soda caustica con l'alcol, evidentemente la soda caustica va a staccare queste particelle che poi formerà il biodiesel. Qui si sta facendo nell'acqua, scioglie meglio, perché quando faccio la soluzione per l'idrogeno scioglie prima. Qui ci mette più tempo. Si scalda da morire. Questa poi non è una soda che mi piace anche a te, ce n'è un tipo a scaglie molto migliore. Abbastanza sciolta. Okay. Allora, adesso versiamo le bottiglie di olio nel contenitore. Ne mettiamo 5, eh?
queste sapete che dovete lasciare riposare perché fanno un po' di residuo poi alla fine. Qua nel quartiere mi conosco come il pazzo del volo. Vediamo che residuo fa di olio, perché qui in effetti dovrebbe andare a calare una certa quantità. Tengo sempre presente di ricordare che la macchina è meglio non farla andare a olio schietto, e neanche, avevo detto, anche un 50 si può fare, ma non ogni tanto, perché dopo tende anche a partire un po' malino, nel senso, dai, non è, perché poi l'olio è molto liquido in confronto all'alcol, all'olio, scusate. Questo è olio di colza, costa €1,15 mi sembra. Perciò tecnicamente parlando è più il casino, il traffico che si fa per fare queste prove che il guadagno. Perciò i signori finanzieri e i signori petrolieri devono stare tranquilli, perché la gente non ha voglia di farsi le pazzie qui che sto facendo io, perché è solo per me una sfida vedere se si riesce a capire. Poi nella vita ci si può trovare anche in momenti difficili e tutto serve a sapere. La mia mamma diceva: impara l'arte e mettila da parte. Ok ragazzi, allora adesso prendiamo qui la miscela del prodotto, buttiamo dentro, ok, tenete presente che questa è stata fatta con alcol normale, naturalmente come vedete è così. Shakerato tutto. Ecco qua. Adesso questo lo lasciamo maturare almeno per un giorno. Vediamo che cosa succederà. Bello. Oh! Sì, e poi vi aggiorno. Dove vai? Ok ragazzi, tutto. Questo è il famoso biodiesel che vi dicevo. I residui sono lì sotto. E vediamo qua che succede quando ci sarà sbollito. Un saluto a tutti, oggi siamo al 2 di maggio del 2017. Ciao ciao!